Prendimi con te News ha lanciato una campagna contro gli abbandoni. Gli abbandoni che ci sono durante tutto l'anno, ma che in particolare nel periodo estivo diventano un problema molto più concreto. Proprio per questo abbiamo deciso di partire prima, in modo tale che la campagna possa sensibilizzare il più possibile le persone, e proprio per questo abbiamo invitato noti personaggi famosi dello spettacolo a dare un loro parere sull'argomento e a raccontarci anche del loro rapporto con il proprio animale domestico. In particolare oggi abbiamo in collegamento telefonico Samantha De Grenet, una persona straordinaria, una vera amante degli animali, che in particolare oggi ci darà la sua opinione per quanto riguarda il tema dei maltrattamenti. Allora, il problema dei maltrattamenti su animali e non solo su animali domestici è secondo me una piaga sociale enorme, e ringrazio trasmissioni come Striscia la Notizia, dove c'è un Edoardo Stop che cerca comunque di portare alla luce, portare in superficie quelle che sono situazioni inenarrabili e irraccontabili a volte. C'è questo poco rispetto per l'animale, come se fosse un oggetto, un qualcosa bravissima, quello, e questa è una cosa che a me manda fuori di testa. Vorrei che si insegnasse ai bambini fin da piccoli ad avere rispetto per l'animale, quindi assolutamente lo insegnerei anche all'interno della scuola, cioè educazione civica deve comprendere anche il rispetto che ci deve essere assolutamente per l'animale, che sia, ripeto, domestico o non, ma come ci deve essere rispetto anche, ahimè, per gli animali che danno a noi il cibo, purtroppo, quindi vedi gli allevamenti, non ci sono i controlli che secondo me ci dovrebbero essere, e questo è un male enorme non solo per l'animale, perché non viene rispettato neanche nel momento della sua morte, ma è un male anche per chi mangia carne, perché queste carni molto spesso vengono assolutamente gonfiate, cambiate, e questo non va bene. Mi piacerebbe avere delle pene più severe, pene vere, mi piacerebbe che questa gente che maltratta gli animali finisse in carcere, ma non per scherzo, non per un giorno o non un arresto domiciliare, mi piacerebbe che ci passasse un bel lungo periodo in carcere, che pagasse delle multe salate, e questi soldi venissero, diciamo, utilizzati per proteggere, per migliorare la vita degli animali. Insomma, di cose ce ne sono tante da fare. Sicuramente l'attenzione che stiamo dando al mondo animale è maggiore rispetto a un tempo, però si può sempre migliorare.